Benvenuti nel mondo di AWC. AWC è stata fondata nel 1868 a Schaffhausen ed è diventata famosa per la sua precisione e per la bellezza dei suoi orologi, che sono diventati oggetti di desiderio per appassionati e collezionisti di tutto il mondo. L'obiettivo di Florentin Ariosto Jones, suo fondatore, fu quello di combinare l'arte dell'orologeria svizzera con le tecniche di produzione americane per creare orologi di altissima qualità a prezzi accessibili. La sua visione si è rivelata un successo diventando rapidamente una delle principali aziende di orologeria del mondo. La qualità degli orologi è dovuta alla grande attenzione che l'azienda presta alla produzione. Ogni orologio viene prodotto a mano da artigiani altamente qualificati, che utilizzano solo i migliori materiali disponibili. Ogni dettaglio è curato con attenzione, dal design all'assemblaggio, per garantire la massima precisione e affidabilità. Uno dei modelli più iconici di AWC è sicuramente l'Ingenieur. Questo incredibile orologio nato nel 1955 ha rivoluzionato il mondo dell'orologeria grazie al suo innovativo movimento antimagnetico. Una caratteristica molto apprezzata in quell'epoca, vista la grande presenza di forti campi magnetici sui posti di lavoro. Nel 1976 questo segnatempo fu ridisegnato dal celebre designer Gerald Genta, che ne creò una versione in acciaio più grande e robusta, tipica linea usata dal designer per le sue creazioni. Questo aspetto portò AWC a dargli il nome Ingenieur SL, ovvero Steel Luxury. Un altro incredibile modello iconico di AWC è sicuramente il GST Deep One. Questo orologio subacqueo, oltre ad essere resistente fino a 2000 metri di profondità, è dotato di un profondimetro meccanico. Sul quadrante infatti si presentano due lancette aggiuntive, una per calcolare la profondità alla quale il sub sta nuotando e l'altra per indicare la profondità massima raggiunta. Insomma, se sei alla ricerca di un orologio di alta qualità che porti con sé una storia di lusso e innovazione, le collezioni di AWC sono sicuramente la scelta giusta.